Ieri sera a Quarta Repubblica è andato in onda un servizio su come gli attivisti green si preparano a fare propaganda. Si accampano tutti insieme in piccole città che chiamano città green. Ci sono questi capannoni dove ci sono una sorta di lezioni universitarie. Qui stanno spiegando come si fanno i blocchi stradali, lì spiegano come bloccare le Olimpiadi. E tra una Shoah e l'altra, accampamenti e vagonate di utopie, compare anche un manifesto che ispira la nuova ideologia. Su quello degli ideali, le parole d'ordine della città green sono chiare: antifascismo, antirazzismo, transfemminismo e soprattutto anticapitalismo. C'è persino chi lo definisce il nuovo comunismo. Un nuovo comunismo, speriamo, un nuovo comunismo interspecifico. Fino a dove si arriva con la lotta? Per difendere la città dove sto, il posto dove sto, il territorio dove abito, dove voglio che cresca mio figlio, sono disposto a accettare un livello di violenza adeguato. Sarà sempre meno violento di quello a cui ci stanno condannando. Ora voglio essere cattivo. Immaginate tutto questo discorso se l'avessero fatto dei ragazzi di destra. Apriti cielo, ah, sta tornando il fascismo, dobbiamo fermare questa deriva. Perché questi ragazzi non creano un partito, si presentano alle elezioni e provano a vincerle? Perché è più facile imporre il loro pensiero con la prepotenza. E loro sarebbero gli antifascisti. Ah no, scusate, sono comunisti.